soli, perché la rabbia, la frustrazione giusta di chi porta avanti vertenze, di chi vede diritti negati, di chi pensava che delle conquiste fossero ormai raggiunte, è grandissima, una rabbia forte. Ma scusa, ci parli tu, Corenzi? Non lo so io, eh? Cioè, mi pare che state un po' esagerando, comunque vabbè. Quando, diciamo, la politica assume la forma dell'assurdo, forse il teatro dell'assurdo ci può dare una mano e provare a indicare una strada diversa. Perché parlo di assurdità? Perché è assurdo quello che sta succedendo. Il Comune di Roma è governato da una giunta che ormai ha diversi esponenti che si sono dimessi, che sono stati arrestati, ci sono funzionari indagati e coinvolti in un sistema che non è più solamente qualche mela marcia, ma che è un sistema mafioso, una cultura di omertà e clientelismo. Allora abbiamo prima inviato una lettera a tutti i consiglieri e le consigliere comunali chiedendo di dimettersi, non perché tutti sono implicati, ma perché sono politicamente implicati in un consiglio comunale che è stato composto grazie a voti, a persone, a liste come Buzzi e come Carminati. Abbiamo chiesto un'assemblea capitolina aperta per parlare non solo di mafia capitale, ma di mafia, di antimafia, di quello che è il modello nuovo di città che vogliamo costruire. Ci è stata negata, sono passati oltre 60 giorni e questo significa che la situazione non è grave soltanto per quello che leggiamo sui giornali, ma è grave anche perché c'è un'amministrazione che rischia di reiterare gli errori che sono stati fatti anche dalle precedenti, cioè di essere totalmente scollata dalle persone. A Roma c'è il problema della casa, c'è il problema dell'acqua pubblica, c'è il problema della mafia, quella vera, le mafie che ben si conoscono, però fino a oggi nessuno ne parlava, insomma questo sindaco, per quanto possa essere una brava persona, dovrebbe dimettersi, non credi? Credo soprattutto che si debba dimettere questo consiglio, perché la responsabilità non è mai di una singola persona e i problemi non possono essere risolti da una sola persona, ma appunto da un gruppo che lavora insieme e che lavora intanto partendo da una garanzia, quella di essere votata in modo trasparente, democratico e indipendente. Roma ha sicuramente tanti problemi, quello che Deliberiamo Roma ha provato a proporre all'amministrazione sono 4 delibere che raccontano un nuovo modello di città. Questa iniziativa dal basso non è stata minimamente ascoltata.